Buongiorno, sono Pietro Zito, sono qui nel mio orto, qui a Montegrosso, in Puglia. E oggi vi presento la ricetta del nostro maialino con tutti gli odori della nostra terra. Questo maialino molto tenero, cotto con pazienza, nel forno X-Oven. Per la marinatura di questo maialino utilizzeremo, come sempre, la stagionalità. In particolare, in questo periodo abbiamo raccolto del rosmarino, dell'alloro, del timo, metteremo anche della maggiorana, del mirto, delle bacche di mirto. Il maialino utilizziamo la parte un pochettino più ruffiana, che dico io, il capocollo, la parte più grassa, quella che ben si presta a questa cottura. Verrà poi completato nella sua fragranza con i finocchi, le carote, avremo anche le prime olive alla brace, i funghi, i cardoncelli, lo sponsale, ma tutto quello che è vegetale, tutto quello che è stagionale, ben venga per questo buon maialino. Abbiamo preparato questo maialino veramente scegliendo l'eccellenza del produttore, essenzialmente. Per cui il maialino è stato tagliato in fette regolari alte 3-4 cm. Ad aiutarmi in questa preparazione del maialino abbiamo Giuseppe Carlucci, che è il responsabile attualmente della mia cucina. Dopo aver ben selezionato questo capocollo di maialino e averlo tagliato in modo regolare, ecco, in modo in diagonale a quello che sono le venature, la fibra del maialino, io e Giuseppe stiamo ora procedendo a pulire le erbette che abbiamo raccolto nell'orto. Per cui, ecco, dopo aver ben pulite queste erbette, questi odori, Giuseppe ora procederà a tagliarle in modo molto sottile. Ecco qua, il nostro trito di odori autunnali, ora serviranno per massaggiare il maialino che abbiamo già tagliato in precedenza. Il tutto verrà poi condito con dell'olio extravergine di oliva, del sale marino e un po' di pepe. Il maialino è stato poi quasi massaggiato con queste spezie, con l'aggiunta di un po' di olio, di pepe e di sale. Faremo riposare questa carne in una teglia forata per un paio d'ore, possibilmente in una 4-5 gradi di temperatura, in modo che penetra il trito nella carne, la fa insaporire, e poi procederemo in seguito a inserirla nel forno. Ora, dopo 2 ore che la carne si è ben riposata, ha rilasciato un po' di liquido in eccesso, procederemo a cicatrizzare la carne nella prima griglia a una temperatura elevata. Abbiamo bisogno di cicatrizzare, per cui per questo procedimento di cottura utilizziamo questo forno, che in realtà è una griglia a carbone, per cui siamo tornati un po' alle origini. Utilizziamo il carbone, fiamma diretta, non indiretta, profumi di carbone. Io utilizzo il carbone di mandorle, per cui una grande innovazione nella tradizione, dove abbiamo la possibilità di avere 3 livelli di cotture. Primo livello, livello altissima temperatura, possiamo arrivare anche ai 300 gradi. Secondo e terzo livello. Il nostro maialino verrà inizialmente cicatrizzato nel primo livello, a queste temperature alte. Successivamente verrà riposto in una teglia e fatto cucinare nell'ultimo livello per circa 40 minuti. Chiaramente a casa non tutti hanno la possibilità di avere questo magnifico forno grill a carbone, si potrà fare ugualmente. Utilizziamo per cicatrizzare una padella antiaderente oppure una piastra in ferro, successivamente lo mettiamo in un tegame ben sigillato e lo facciamo cucinare per circa 45-50 minuti a 120 gradi. Mentre il maialino cuoce, prepariamo il contorno. Cosa molto semplice, perché ci aiuta la griglia. Periodo autunnale, intorno funghi cardoncelli, funghi nostri tipici della zona, sponsale, che in realtà è una cipolla giovane, eccolo qua, pomodorini al filo, che in realtà sono pomodorini che ho raccolto quest'estate e tenuti appesi, e olive, che è il periodo delle olive, oliva coratina, per cui intensità di odori e profumi diversi. Olive amare, pomodoro dolce, sponsale acido, fungo cardoncello super dolce. Tutto quelle che questi ortaggi qua, autunnali, che abbiamo raccolto anche nell'orto, verranno poi inseriti sulla griglia, magari nel secondo scompartimento dove la cottura è media, siamo intorno ai 200 gradi, per poterli grigliare.
Chiaramente tutti questi contorni vengono ben conditi con olio, sale e pepe. Intanto Giuseppe prepara la parte croccante del maialino, l'ortaggio, e qui abbiamo utilizzato finocchi, periodo giusto, e carote tagliate anche loro finemente, condite con olio, sale e pepe, per cui lasciate 10 minuti a riposare in questa salsina di olio, sale e pepe, in modo che la fibra si ammorbidisce e sarà la parte croccante che verrà messa sul maialino. Sono passati i famosi 40-45 minuti, perché in questi tipi di cotture le regole sono un po' messe da parte e l'esperienza che la fa da padrona. Andremo ora a scottarlo per rendere il croccante della parte esterna del maialino sulla prima griglia, in modo che avremo una cottura perfetta, integra la parte interna e croccante nella parte esterna. La parte più intrigante del maialino, perché sempre avere questa parte croccante con la parte morbida dentro, dove aggiungeremo gli ortaggi marinati e serviremo con tutte le verdure. Il maialino è pronto, con l'aiuto di Giuseppe impiatteremo questo magnifico maialino con tutta la stagionalità autunnale della Puglia. Ecco, lo stiamo impiattando, inseriremo il maialino che è stato reso croccante con la cottura ad altissima temperatura e lo completeremo con questo croccante di ortaggi crudi marinati in pochi minuti con olio, sale e pepe. Il maialino è pronto, è una cottura che abbiamo perfezionata con l'utilizzo di queste braccia a legna o a carbone, dove diventa veramente una cosa importante per il nostro ristorante avere una cottura tradizionale ma con l'utilizzo di tecniche un pochettino più professionali. Il modo di servirlo cambia giorno per giorno in base all'orto, quello che l'orto ci manda, però il concetto è sempre quello: morbido dentro, croccante fuori. Buon appetito!